L'interpretazione dei giocatori difficilmente ha fatto male. È comunque un allenatore dove tu in qualsiasi contesto guardi una squadra esprimersi con il 4-3-3. Io credo che sia uno dei pochi allenatori dove tu possa dire quella è una squadra, quella di, squadra Zeman. Di Zeman, sì. Cioè c'è il suo marchio indelebile, esatto. No? Lo riconosci subito. Sì, sì. Se è possibile, qui stiamo rivedendo insomma alcune delle immagini più significative della cavalcata del Pescara in Serie A, e tra pochissimo vi faremo vedere il servizio completo curato da Michele Gazzetti. Però se è possibile, lo dico in produzione a Matteo Fragni, lo dico a Stefano Conta, a Maurizio Gervasoni, tornerei velocissimamente perché è arrivata la torta alla discoteca Rotonda Valentino, dove c'è la festa, si sta consumando la festa del Torino, proseguono i cori ed è arrivata la torta. Se riusciamo a vedere la torta sono felicissima, perché insomma sono goloso, ho visto una torta con uno scudetto del Toro. Stiamo vedendo di tutto tranne Cairo, ma Cairo è scomparso, è stato rapito dagli alieni. Eccola qui la torta. Ecco la torta, Davide Alfredo. Fantastica, direi. Fantastica. No? C'era 2005-2006. Quando si vince c'è sempre. Io devo fare i paragoni, sai, qui Davide, insomma, eccola qui la torta, tra poco la taglieremo tutti insieme. Come tutti insieme? Tutti, sì. Idealmente, Alfredo. Eccola qua, ci torneremo adesso, tra pochissimo. Adesso aspettiamo la torta del Pescara. A me sembra giusto dire una cosa, il campionato credo abbia espresso un doppio verdetto molto giusto. Perché onore al merito del Verona, del Sassuolo, alle squadre che hanno lottato fino alla fine, però Torino e Pescara hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Giusto. Ed è un verdetto straordinario. Nel senso che è la conferma di una fotografia nitida, esatta dell'evolversi del campionato. Cioè, alla fine, se semini in quel modo vieni premiato. Io sono con Davide quando dice, Davide ha detto per molti il 4-3-3, quello di Zeman più puro, per me è il vero 4-3-3 espresso da un allenatore che opera e lavora in Italia, il più puro in circolazione, perché c'è il rispetto delle consegne negli ultimi 30-40 metri, e quando tu giochi con i tre davanti, che sono tre che tutti sanno, ognuno dei tre sa cosa deve fare, per me è il massimo dell'esplicazione. Quindi Zeman sotto questo punto di vista ha qualcosa da insegnare a tutti. Sono d'accordo. Sei d'accordo, sì, Davide, come sei d'accordo sulle promozioni assolutamente meritate da parte di Toro e Pescara, no? Direi, volevo solo aggiungere il fatto che comunque i campionati di Sassuolo e Verona sono stati, secondo me, estremamente qualitativi, per certi versi pari a Torino e Pescara. Hai ragione, se ma è fino vero all'ultimo che sono state lì. Esatto, se è vero che effettivamente il garante del Pescara è stato Zeman, però ritengo che Sassuolo e Verona abbiano fatto due campionati straordinari. Siamo d'accordo? Ma infatti qui passiamo dal 10 al 9, nel senso che hai perfettamente ragione. A parte che c'è un plebiscito di domande per te, perché ti salutano da tutta Italia, e poi te le faccio più avanti sulla mia pagina Facebook. Da tutta Italia, credimi, da tutte le tifoserie d'Italia. Se noi dovessimo dare, io ho dato 10 a Torino e Pescara, a Ventura Zeman, a Cairo e alla società Pescara, alle tifoserie, perché... Fermi tutti! Il 10 non so se può diventare 11. Bambini, andate a letto! Non lo so, mi devo fermare assolutamente in questo momento. Bambini, andate a dormire, perché queste sono scene che mai avremmo voluto vedere. Sto scherzando, Davide. Assolutamente. Davide. Ma questa è la dimostrazione che i ruoli esistono fino a un certo punto, poi dopo nella gioia c'è di tutto e di più, ed è giusto che sia così. Non è possibile, ma tu te lo ricordavi davvero? Scusatemi un attimo, ma tu te lo ricordavi davvero così, Cairo? Io mi ricordo che gli fecero di tutto negli spogliatori. Sì, me lo ricordo anch'io, gavettoni. Però proprio così, a torso nudo, no. Ecco. Proprio così, no, eh. E lui ad aizzare le folle, capito come? Cioè, la star della serata, sopra il tavolo. Sembra quasi Alfredo. Sembra quasi una velina. Io non posso commentare. Cioè, però c'è una giustificazione. Sembra una ragazza anche. Cubo, una velina. Ho capito, esprimi il tuo giudizio. Mi fa piacere, Davide. No, scusa, adesso dai, vai. Alfredo, sei furbetto. direi sostanzialmente che il primo anno, la prima promozione fu proprio la prima promozione di Cario, ma il primo anno alla guida di un club. E quindi non si sapeva bene anche come, probabilmente non sapeva bene neanche lui come ci si dovesse. Giusto. Adesso ha avuto 6 anni alla guida del Torino, e non sempre
con parecchie difficoltà. Ecco, forse quindi ha tenuto duro e questo credo sia così, questo torso nudo sia l'esatta dimensione di quanto vorrebbe far vedere che insomma è stato ulteriormente capace. Hai ragione, stava per lasciare, è stato criticato, è stato contestato dalla piazza, tanti momenti bui, sembrava davvero dover cedere il timone della squadra, invece si è riconfermato al timone della squadra, anche perché non c'erano acquirenti, ha fatto un grande toro ed è riuscito a tornare in Serie A insieme ai suoi giocatori, insieme al capitano Rolando Bianchi, insieme a Iori, insieme a Vives, oggi grandi protagonisti nella vittoria contro il Modena. Bianchi non c'era, ma è stato comunque un grande protagonista, acclamato dal popolo Granata, sul pullman scoperto che ha attraversato la città dal Philadelphia a Piazza San Carlo. Tutti e tre al microfono di Enrico Cerruti. Nel frattempo aspettiamo sempre Cairo quando si rimette la camicia. Enrico! Esatto, capitano, oggi non hai giocato, ma tutti i tifosi sei comunque il loro idolo e oggi hai festeggiato tantissimo. Come hai vissuto questa promozione da capitano? Sono contento perché ce lo siamo meritati perché sono stati straordinari, quindi siamo contenti, stiamo festeggiando alla grande. Forse quest'annata sei stata condizionata un po' dagli infortuni, però magari meno gol tuoi più di tutti, però la promozione alla fine, la gioia è la stessa. La gioia è la stessa, sì, però l'importante era vincere il campionato, quindi quello ci ho provato per 3 anni, siamo riusciti e quindi sono veramente contento perché ha dimostrato di essere un gruppo eccezionale. L'anno prossimo ci sarai per il derby con la Juve? Non lo so, è ancora presto, penso a festeggiare perché penso che ce lo siamo meritati. Grazie, lasciamo andare Rolando, Valentina, perché ancora non ti sentiamo. Le condizioni ottime, grazie. Ringrazio il capitano, Valentina. Fagli commentare Cairo. Enrico, fagli commentare Cairo, ti prego, a torso nudo sul tavolo, ti prego. Proviamo. No, a Rolando. Va bene, proviamo, benissimo. Qui proviamo tutti, ma non ce la facciamo. Allora, Davide, voleva dirmi una cosa. Alfredo, però hai sentito, non vorrei rovinare la festa al toro, Davide, Alfredo, vorrei. L'ultima dichiarazione di Rolando Bianchi sulla domanda ha detto, vediamo. Che gli ha fatto Enrico, giocherà il derby il prossimo anno? Sì, ha detto vediamo. Poi noi quando vuoi, siccome davvero mi arrivano tantissime domande sul mercato del Toro e sul mercato del Pescara, poi quando vuoi noi possiamo utilizzare 3-4 minuti della trasmissione. Sì, ma dammi Bianchi al volo, secondo te. Ma Alfredo, Bianchi, vai. Sai, Bianchi era partito, era andato via a gennaio e l'hanno preso per i capelli. Ti ricorderai bene, no? La storia del Catania, era stato praticamente ceduto, poi Cairo ha cambiato idea perché non avrebbe voluto privarsi del simbolo. Io credo che per Bianchi sarà un discorso tutto da valutare, per Ogbonna sarà tutto un discorso da valutare, un grande Torino, è chiaro che Cairo ci penserà molto, Ogbonna almeno 5-6 richieste, 2-3 dall'Italia, altre 3 soprattutto dall'Inghilterra, la valutazione si impennerà. Lo stesso Ogbonna ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno capire e non capire. Ogbonna secondo me è un simbolo e da questo simbolo ripartire, certo. Perché è difficile trovare un grande difensore come Ogbonna, fermo restando che il mercato ha delle leggi. Però quando vuoi sul mercato del Toro, anche sul mercato del Pescara, allora, perché ci stanno delle novità, torneremo più avanti. Lo dico a tutta la gente che scrive, arriverà il momento in cui risponderemo e poi ti leggo 7, 8, 10... Saluti per Davide, per Nicola. Davide Nicola. Dipende dalle immagini che mi farai vedere. No, non lo so. Io non ho più parole sulle immagini. Io le ho già perse 20 minuti fa. Che stiamo mandando e mi sembra che anche Enrico Cerruti non ci stia capendo nulla. Davide, vuoi aggiungere qualcosa? Perché poi andiamo a far vedere. Noi qui dobbiamo palleggiare. No? Non vuoi dire niente? No. Stavo guardando con gusto il... Con gusto. Davide, con gusto. Adesso ti inchiodo perché oggi Spinelli ha dichiarato che il prossimo allenatore del Livorno sarà uno tra Nicola. Guarda come già stai, mi stai guardando dall'altra parte. Guardami, Davide, guardami. Sarà uno, sto scherzando, tra Nicola, Torrente e Ruotolo, mi scrive Leonardo Cogoni su Facebook. Ma io, tra l'altro, questa storia tua, che tu sia un pupillo e che Spinelli ti abbia stimato e stia apprezzando il tuo lavoro da allenatore, questo sicuramente lo sapevo. Puoi dare una risposta? Ma sì, no, ma ridevo perché avevo già la battuta, però ce ne sono già due di troppo. Vorrei lasciare fuori il mio nome, quindi adesso facciamo. Hai già capito che sono i due di troppo. Adesso mi mandano un messaggio. Però occhio, plebiscito, Alfredo, per Nicola. Occhio, sì. Occhio, perché il primo nome è il tuo. No, vabbè, ma al di là di quello che ho risposto a una battuta con una battuta, giustamente. Sarebbe un onore sicuramente ritornare a lavorare col presidente Spinelli, il quale ha avuto 10 anni come presidente da giocatore e del suo entourage. Poi lì c'è il mio maestro, insomma.
chi mi ha permesso di fare la carriera da giocatore, c'è Perotti. Perotti. Al quale veramente devo fare complimenti, perché vincere oggi a Brescia non era facile, ha dimostrato ancora una volta di essere un grande conoscitore di calcio. Che era direttore tecnico e poi insomma è stato chiamato in panchina dopo l'esonero, esatto, di Armando Madonna. Allora, qui dobbiamo palleggiarci, Davide, Alfredo. Sì. Messaggio a tutte e due, messaggio ai telespettatori, al popolo di Facebook: 50 e 50, 50% la festa del Torino che stiamo seguendo, giusto, live, giusto, 50% la festa del Pescara che insomma sta per arrivare, perché sta per arrivare, e noi, caro... L'interpretazione. Ti volevo anche dire che il 5, siccome l'ho data al Padova, perché siccome poi secondo me in questa serata non ci ritorneremo, abbiamo dato 10 e 5 al 10 a Pescara e Torino, il 5 del Padova. Però mi risparmio e ti risparmio la motivazione. Allora, facciamo un patto, Alfred. È difficile fare patti. Straccia la scaletta, adesso andiamo in pubblicità. Sì. Break pubblicitario, ci prendiamo una piccola pausa, poi segnati le domande per Davide Nicola. Il è difficile ritrovare. Il mercato del Toro, il mercato del, sì, Pescara, poi torneremo live, anche se Enrico Ceruti è stato anche lui rapito dagli alieni come Urbano Gairo, non lo vedo più, torneremo live. Eccola qua la festa del Toro. Alessandro Sgrigna, fai così davanti alla telecamera, no, è distrutto anche lui. Alessandro, fai così, niente, niente, ci provavo Alfredo, ci provavo. Torneremo live dalla discoteca Rotonda Valentino per la festa del Torino, torneremo a documentarvi la festa del Pescara, a farvi vedere tutto il resto dei servizi, perché insomma non parliamo soltanto delle promozioni, parliamo anche dei playoff, delle squadre retrocesse in Lega Pro e di chi dovrà giocare il playout, anche se al momento l'ultimo verdetto è proprio questo e verrà emesso la prossima settimana. Prima pausa, poi torniamo.